con Daniele Carozzo a Roma. Ci eravamo visti 20 giorni fa, poi c'è stata questa disavventura della medaglia. Ci racconti cosa hai provato quando non hai trovato la medaglia? Ovviamente è stata una bruttissima emozione, ero molto dispiaciuto, anche se rispetto a quello che si aspettavano e quello che mi aspettavo forse anch'io non ero così disperato, ero molto dispiaciuto, però ovviamente è sempre, pur sempre, come ricordo, un oggetto importante, è per sempre un oggetto. Restava comunque questo olimpico mio, non è come il Signore degli Anelli che l'anello passa di potere in potere, dal potere a una persona, no. Ovviamente però ci ero rimasto molto male, ho fatto di tutto per recuperarla, ero molto triste del fatto che me l'avessero rubata, soprattutto perché trovo molto grave il fatto che la gente metta le mani negli zaini altrui per rubare anche oggetti così importanti. Senti, te l'hanno ridata giusto ieri, se sì, ricordo bene. Sono molto fortunato che una signora appunto l'abbia trovata accanto ai bidoni della spazzatura e me l'abbia riconsegnata. L'ha riconsegnata in realtà al maestro Dario Chiodò, il maestro nazionale che stava lì a Torino, e ieri in occasione diciamo di un incontro tra me e Dario l'ha ridata. Senti, ma quando l'hai persa hai pensato, vabbè, ma tra 4 anni ne vinco un'altra, no? No, in realtà in quel momento ero molto triste, poi mi dava proprio fastidio il fatto che me l'avessero rubata, proprio quello mi dava veramente tanto fastidio, il fatto che qualcuno avesse messo le mani nel mio zaino nel momento in cui ero distratto o impegnato. Questo mi ha dato molto fastidio, però diciamo che, come ho detto anche spesso, guardo appunto ai miei successi futuri e non resto indietro a guardare ciò che era successo lì. Come stai? Ti stai preparando? Sì, sì, stai a Torino, immagino. Sì, sì, ovviamente sono a Torino tra la settimana. La stagione è cominciata abbastanza bene con due gare, perse 15-14, tutte e due quarti di finale, due tornei in Coppa del Mondo, perse tutte e due quarti di finale, quindi tutte e due volte quinto. Mi stanno un po' stretti, però devo dire che la forma ancora non è ottimale e un po' di fortuna, forse, di cui avevo dato credito, molto credito da Rio, ho preso molto credito da Rio, l'ho pagata qui in queste due occasioni perdendo a 14 questi passanti. Senti, ma vedi un cambio di atteggiamento dei tuoi avversari nei tuoi confronti dopo Rio? Sì, leggermente sì, vedo un pochino più attenzione nei miei confronti, ovviamente sia al palazzetto che da parte degli avversari, ma questo non mi disturba, si aspettano tutti molto da me, ma anch'io mi aspetto molto da me, quindi non è un problema. Quindi tu la tensione, la pressione la vivi bene, insomma, sì, sì, sei stimolato? Sì, assolutamente, in maniera positiva. Obiettivo a breve termine? A breve termine ovviamente la prossima gara di Coppa del Mondo sarà già un appuntamento molto importante. L'obiettivo sicuramente della stagione è riuscire a vincere il mondiale. Bocca al lupo. Crepi il lupo.